concetto di gravità permanente. Non poteva esserci serata migliore per la terza edizione di Stelle d'Argento, che si è svolta ieri sera nella bellissima cartolina del paese di Cartoceto. Sotto un limpido cielo stellato, le attività ristorative locali hanno servito cene all'insegna della buona tavola e della territorialità, accompagnati da tanti concerti ed intrattenimenti musicali. L'evento, promosso dal comune in collaborazione con la Proloco, quest'anno ha visto la partecipazione del Motor Club Ricci e di Alberghi Consorziati di Fano. La serata è iniziata con l'arrivo di oltre 50 macchine d'epoca che hanno invaso Piazza Garibaldi in occasione dell'appuntamento Auto sotto le stelle secondo Memorial a Paolo Vicini. Gli amanti delle quattro ruote poi sono stati accolti in Piazza Marconi davanti al Teatro del Trionfo per una cena in compagnia insieme alla partecipazione del tenente colonnello Massimo Morico dell'Aeronautica Militare, che ha raccontato tra stelle e meteorologia i cambiamenti climatici che caratterizzano i nostri giorni. Siamo a Cartoceto, sono insieme al sindaco, felice di stare in questo luogo, sulle colline di Fano. Sono 20 anni che vengo a Fano, ma Cartoceto ancora non lo conoscevo, quindi mi fa veramente piacere stare qui. La serata è ottima, il cielo è sereno, temperatura un po' fresca, però tutto sommato col maglioncino va bene. Beh, magari più tardi poi parleremo di qualche nube, perché delle stelle forse non sono il più adatto, però delle nubi, qualsiasi cosa volete sapere, sono a disposizione. Non sono mancati gli appassionati e i più attrezzati che con un telescopio professionale hanno scoperto e visto più da vicino i pianeti, le stelle e l'affascinante luna. Grazie al popolo, dunque, tutti e gli 8 locali di Cartoceto hanno ospitato i tanti intervenuti tra buon cibo e tanta musica dal vivo. Stelle d'Argento nasce da diversi obiettivi, primo fra tutti quello della valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, un sostegno alle tante attività economiche che fortunatamente insistono ancora sul nostro e nel nostro centro storico, un percorso di conoscenze, di immersione tra la buona tavola, tra la musica proposta dai locali aderenti, ovviamente partendo dal motivo che caratterizzano queste serate estive, ovvero il cielo stellato, per cui questa sera sicuramente i partecipanti avranno rivolto anche il loro sguardo all'insù verso le stelle. Anche quest'anno si conferma la collaborazione con il Museo del Balì, perché tutti i partecipanti a Stelle d'Argento avranno poi anche attraverso un biglietto ridotto la possibilità di entrare al Museo del Balì e di godere di tutte quelle che sono le attività, tra cui appunto planetario e osservatorio. Tu vuoi fare l'americano,